Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Io sono Monica e anche questo mese sfogliamo insieme la rivista La Mia Boutique. Questo è il mese di giugno, anno 2021. Vi lascio subito il video. E se sentite uccellini cinguettare, il treno che passa è perché sono in giardino all'esterno. Ho acquistato stamattina la mia boutique che con grande sorpresa era già in edicola perché oggi è il 15 maggio. E veramente questa volta la sfoglio per la prima volta insieme a voi. Oh, bellezza poetica. Pantagonna. Ah, ok, è così. Ok, qua abbiamo la Pantagonna, appunto, il treno sta passando. Penso non sia mai passato un treno più lungo di questo proprio oggi. Giro il video fuori. Allora, dicevamo pantagonna e blusa camicia realizzata in shantung a fantasia floreale per la parte esterna e leggera di cotone a fantasia di microfiori per la parte interna. Ok, questa giacca pigiama, direi che c'è una influenza orientale. Pantalone pigiama e giacca pigiama. Ok, lobi, che sarebbe questo. La cintura tipica giapponese, bene. Oh, wow. Questo mi piace un sacco. Abito in popeline leggermente elasticizzato, gessato. Poi abbiamo qui un altro abito per esperte, che è quello della copertina, sì. Abito con linea vestaglia interamente realizzato in pesante tela di cotone a fantasia floreale. Stupendo. Questo è jumpsuit, ok. Sì, secondo me devi essere alta per poter portare un abito come questo, quindi non mio. Abito gonna, ok. Ah sì, perché si abbassa. Questi tipi di abiti mi piacciono, che possono essere appunto sia abito che gonna. Super. E divertentissima. Si aveva intravisto nel precedente numero. Questo è realizzato in jersey elasticizzato e in cotone Vichy per la manica, bellissimo. Fa molto anni 90. Ok, blusa in sangallo. Anche questo è molto bello. Abito 38-44. Abito ampio. Direi decisamente utile per l'estate un abito così. Blusa facilissima da fare questa e ha anche una certa utilità, una cosa veloce da indossare. Un altro abito con ampio scollo arrotondato e corpino tagliato in vita. Ah, ok, qua è tagliato, facile, bello. Fascino discreto, organza. Questo non credo sia facilissimo da cucire perché l'organza è un tessuto, come dire, un tessuto piuttosto complicato. Tuta facile, pantalone dalla linea dritta, anche questo mi piace molto. Pantalone, crop top. A me i crop top non fanno particolarmente impazzire. Intervista. E qua iniziano i figurini. Andiamo nell'altra parte della rivista, che c'è una cosa che mi interessa parecchio, anzi più di una cosa. Allora, guida all'arte del cucito, guarnizioni e rifiniture. E guarnizioni e rifiniture. Ok, eccole qua, costume, taglia 40, 46. Questo lo voglio fare. Il bikini anche. Questi costumi mi interessano tantissimo, in licra elasticizzata, certo. Oh, wow! Colletto taglia 42 48 38 44. Questi sono strepitosi. 38
Tra l'altro anche la ragazza è molto carina. Moda taglia più, camicione 48-54, pantapalazzo alza decisamente la figura. Questo copre un po' di curve, chi vuole avere un abito coprente questo è l'ideale. Maxi canotta abito, ecco qua, anche questi mi interessavano, bimbi, mesi 3-12, e questo è abitino 6-18, fantastico, questo è stupendo, mi piace anche molto la fantasia con le mele. Planet Needs Water, 6-18 mesi, a 6-18 mesi, anche la salopetta vorrei farla, è in maglina elasticizzata, perfetto. Bene, questo video è terminato, durato anche poco per fortuna, e buon cucito, ciao!